Dopo l'approvazione unanime del Consiglio Comunale di Atri, contrario al trasferimento del commissariato di pubblica sicurezza da Atri a Roseto, si unisce al coro del primo cittadino 10 sindaci del comprensorio. Anch'essi contrari allo spostamento lo hanno fatto costituendo un comitato civico spontaneo, pronto ad affiancare tutte le iniziative utili finalizzate a smuovere le coscienze dei cittadini per i rischi che il territorio potrebbe avere nella paventata ipotesi di questo spostamento. Una battaglia che non sto compiendo da solo, ma anche insieme agli altri sindaci di tutto il comprensorio, perché una scelta del genere determinerebbe chiaramente che 60.000 abitanti di questo territorio, quindi di Atri, Pineto e Silvi e di tutte le località della Vallata del Fino e del Sud Romano, rimarrebbero sostanzialmente senza un importante presidio di sicurezza per spostarlo a Roseto, che è una città già ben presidiata sia dai 45 uomini che ci sono al comando dei carabinieri di Giulianova e sia dalla Guardia di Finanza presente a Roseto stessa. Ma io non capisco, ho letto la posizione di alcune, non tutte, le organizzazioni sindacali, in realtà c'è stata sempre una grossa attenzione da parte di tutte le forze politiche ad Atri verso il commissariato di polizia e oggi c'è questo importantissimo finanziamento di 2,5 milioni di euro. Credo che sia una scelta importante perché si darebbe al commissariato una sede prestigiosissima, degna della Polizia di Stato. Da quello che so, a Roseto invece addirittura andrebbe in un condominio con abitazioni private. Noi abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti perché è stata avviata una procedura all'insaputa del sindaco e dell'amministrazione comunale di Atri contro ordinarie prassi istituzionali e di regolamento. Quindi vogliamo capire, perché è giusto che venga fatta chiarezza anche in questo senso. Naturalmente ci saranno anche delle manifestazioni perché la popolazione è fortemente allarmata da questo pericolo.